Presenti alla cerimonia anche tante persone che hanno vissuto sulla propria pelle, nell'immediato dopoguerra, l'esperienza di essere esule. Mi ricordo che siamo partiti da Udine, dove ci avevano tenuti per un mese per fare lo smistamento e per vedere dove potevano eventualmente trasferirci. Certamente che la vita in campo profughi era stata brutta, però noi bimbi forse ci adattavamo di più. È stata dura per i genitori, per i compaesani. Eravamo in una stanzetta di 3 metri per 4, forse anche più piccola, e lì c'era tutto. I bagni erano in comune. Io come la signora sono venuto qua piccolissima, avevo 18 mesi, quindi posso ricordare le emozioni tremende di dolore, di sofferenza, perché non ho ricordi proprio né del treno né della città dove sono nata, solo le fotografie parlano. Quello che chiedevamo noi è che venisse accettata la verità, non dimenticare, non nascondere, la cosa che ci faceva più male. Ora le cose sono cambiate, certo, le cose dolorose rimangono nel cuore, però abbiamo imparato sempre da piccole a guardare avanti e a credere nella giustizia. La cosa che più mi ha fatto soffrire è di essere bollato come fascista quando sono arrivato qui in Italia. Io ho cercato soprattutto di venire qua, ma non per una questione tanto politica, perché volevo restare italiano. E soprattutto temevo che i nazionalisti vergognosamente presenti nella Jugoslavia si comportassero con noi, minoranza, poi minoranza italiana, come noi italiani ci siamo comportati nel periodo del ventennio fascista nei confronti degli slavi. Pensare di dover eliminare le scuole loro, eliminare nei luoghi pubblici l'uso della loro lingua e pretendere gli italiani. È stata una cosa tragica che sicuramente ha invelenito anche le minoranze slave nei nostri confronti.